Ciao a tutti ragazzi e ragazze, hi boys and girls. Allora, siamo qua per fare un mini unboxing per il lavoro che vi presenterò a breve. Allora, andiamo a aprire innanzitutto questa scatoletta più piccola. Quindi diciamo che io l'ho già aperta in realtà. Infatti non sto usando come di consueto la fida lametta, ma voglio fare un mini unboxing a sorpresa. Allora, come vedete io ho già messo dentro una micro SD con su l'EMU 68 coffeine, l'ho già preparata, da 64 giga. E qui dentro cosa c'è? Cosa abbiamo qua dentro se non il mitico PI Storm, che vi ho già presentato, mi sembra, in un altro video. Comunque è arrivato tempo fa, pronto per essere montato sull'Amiga 500 muletto e utilizzare in prima istanza l'EMU 68 con la distribuzione caffeine che mi ha suggerito, e ringrazio il buon Stefano Briccolani. Andate a vedere i suoi video a riguardo. Ok, questo è un discorso, ma per utilizzare il PI Storm, scusate che è rimasta fuori un'orecchietta, cosa serve, cosa serviva e che è arrivato giusto ieri, ovviamente serviva il mitico Raspberry Pi 3 modello A+, ok? E quindi in questa puntata andremo a vedere, se riusciamo lo proviamo anche col 500, ma non credo, andremo a testare il nostro Raspberry, eccolo qua, per vedere se funziona. Al limite scaricherò la sua distribuzione del suo sistema operativo e eventualmente possiamo poi provare a Mi Berry. Adesso non saprei bene, comunque in primo acchito andremo a testarlo con la sua distribuzione, con il suo sistema operativo, e andremo a installare, vi farò vedere come installare l'immagine su questa micro SD. Io mi sono procurato una da 32 giga, okay. Basta, avanza. Quindi alla continuazione di questo video tra poco. Ok, eccoci qua, vi faccio vedere un attimo per provare giusto che funziona il nostro piccolo Raspberry. Ecco qua, se riesce a mettere a fuoco. Andremo innanzitutto, ho scaricato per far velocemente il Raspberry Pi OS, ecco qua, l'Imager, ok, che è questo qui praticamente, Raspberry Pi Imager, che fa tutto lui, scarica e crea l'immagine, cioè per Windows, Mac OS e Ubuntu. Io l'ho già scaricato, altrimenti un'alternativa sarebbe scaricare da qua System, Operating System Image, da quest'altro sito, e c'è la versione iOS oppure 64 bit o quella full, e ho scaricato anche queste. Ma questa parte del Raspberry, se volete creerò un video a sé, mi ingrandisco un po', sull'altro mio canale, che ci sono pochi iscritti, ma faccio più cose di elettronica e computer, PC, queste cose qua. E niente, bando alle ciance, come vedete si può scaricare anche la Mi Berry,
metterò tutti i link, ecco qua l'immagine RetroPie, insomma, ce n'è di tutto, ma appunto rimanderemo questo a... Se si scarica l'immagine, ah, ecco, intanto vediamo, io ho inserito la micro SD, ecco qui, e con gestione disco, come vedete, l'ho pulita, l'ho svuotata, ho eliminato la qualsiasi partizione. Avevo una da 32 giga, ma ne bastava anche una più piccolina e ho questa a disposizione. Ok, fatto questo, ma non è proprio indispensabile. Ecco, qui ho scaricato un po' tutte le mie cose del Raspberry. Ok, così forse mette meglio a fuoco. Qui ho scaricato tutte le mie cose del Raspberry, dicevo, e ho installato Imager 1.7, 7.2, che ho già qua il link dentro. Quindi andiamo ad avviare l'Imager. Ah, eccolo qua, è partito. Sì, il mio computer non è proprio una scheggia. E con questo è possibile scegliere il sistema operativo. Io scegliamo questo qua, 32 bit. Poi scegliere la scheda SD, che è l'unica che ho dentro nell'USB. E poi semplicemente si fa scrivere, sei sicuro? Sì, scrivi, ok. E quindi tutto automaticamente lui crea una partizione di boot e un'altra che lascia vuota, libera da formattare. E semplicemente preparazione, scrittura, ok, ecco fatto. Adesso sta molto semplicemente scrivendo l'SD. E quindi è molto pratico e semplice. Un'altra possibilità, ad esempio, è Win32 Disk Imager, che permette di prendere qualsiasi immagine e metterla sulla micro SD. Con Win32 Disk Imager, ad esempio, appunto, si può prendere le immagini di queste qua della Raspberry Pi OS, oppure della AmiBerry o del RetroPie, insomma, quello che si vuole. Ma io adesso lo scopo sarà, è quello sostanzialmente, di andare a provare la nostra schedina Raspberry Pi 3A più per vedere se funziona. E prima di collegare al Pi Storm, ok. Ovviamente ci mette un pochino perché in questo caso è un po' lunghino con l'USB e magari con una card più piccolina ci metterebbe meno, ma non so, perché alla fine ci scrive tipo poche decine di mega, credo, questa diciamo che è la distribuzione base, non ci sono dentro programmi particolari, ripeto, è giusto per provare. E poi andremo a vedere farò magari un video nel mio secondo canale, ecco, eventualmente se siete interessati alla cosa. Ecco, come vedete siamo quasi alla fine. Comunque volevo dirvi che eventualmente per chi vuole approfondire, adesso fa la verifica, che è più veloce, lascerò al limite link in descrizione di dove scaricare buona parte del materiale per il Raspberry eventualmente.
al di là dell'Amiga retrocomputer, chi vuole giocarci più è sempre un po' collegato al retrocomputer, con RetroPie, e magari farò qualcosa più con RetroPie o AmiVer su questo canale, adesso vediamo più avanti. Quando acquisterò un altro Raspberry. Perfetto, allora poi dice formatta disco, ma non interessa, continua. Questo perché dice formatta disco, adesso vi faccio vedere se riesco ancora. Allora, intanto qua chiudiamo. Allora, gestione disco. Ah, sì. Va tolta perché lui sconnette la micro SD. Ok, adesso l'ha messa. E ha creato ancora formato disco. Okay. 25 giga non allocati, 3 giga partizione primaria e 200 mega FAT. Diciamo che boh, ha creato questa una partizione di boot, una da 3 giga che immagino che ci sia dentro forse tutto il software e una libera non allocata. Esplora, esatto, questa è la partizione di boot. Vediamo qua. Ah no, qua lo c'è. Ha creato una partizione, ma non è montata da 3G. Strano. E qua è proprio non allocata addirittura. Vabbè, ma aveva fatto una cosa diversa l'altra volta. Formata disco. Va bene, ma a noi adesso non interessa. Adesso faremo una bella cosa. Vado a estrarre la micro SD e ok, espelli. E niente, andremo a inserirla nel nostro sotto dove c'è lo slot microSD nel PiStorm e andremo a provarla. Collegherò l'alimentatore del mio cellulare qui, l'uscita HD, l'alimentatore cellulare, uscita HDMI e qui è un adattatore per tastiera e mouse Bluetooth. E questo è il connettore che va inserito nel PiStorm. A tra poco. E rieccomi, ribenvenuti. Siamo qui con Raspberry Pi 3A+. Come vedete, ho inserito la micro SD qui, la chiavetta per questo bellissimo mouse e tastiera Bluetooth. Che di solito uso con l'Amiga NG e con il Mac Mini, però è variabile, molto comoda. Uscita HDMI, alimentazione micro USB e via. Partiamo con l'accensione, diamo l'alimentazione. Come vedete, si accende il LED rosso che è il power e il verde che è l'accesso alla micro SD. Andiamo a vedere cosa farà a sto punto. Io spero che sto maledetto aggeggio voglia mettere a fuoco. Niente. Ah. Niente, sta continuando, adesso non ve lo posso far vedere, sta continuando a fare l'accesso al
al disco, vediamo, non mi ricordo se avevo già selezionato, ma forse si è spento. Il TV monitor è andato in standby. Ok, siamo sull'HDMI 1920x1080 60 Hz. Sta continuando a caricare, adesso io guardo il leddino verde. Ah, perfetto, vediamo, ok, così metto a fuoco proprio lo schermo. Oh, come vedete, visualizzazione Raspberry Dashboard, restart using it. Come vedete si muove anche il mouse, quindi già lo riconosce. Next, andiamo avanti. Ok, qua c'è da selezionare come tutti i buoni sistemi operativi. La localizzazione. Vediamo un po' Italia. Ok. Eccola qua, Italy. Vai alla lingua ovviamente italiano, Roma, usa tastiera inglese, no, linguaggio inglese, no, facciamo in italiano, dai. Perfetto, adesso setterà localizzazione, bellino lo sfondo con tutti i vari aggeggi dell'elettronica, Raspberry, cioè vedo anche il computerino, il P400, Raspberry P400, i vari versioni di Raspberry B più Raspberry C. Ok, allora, nome utente, scegliamoci una password. Comunque dai, buona, sta funzionando. Anche la tastiera va. Qua sì, il ridimensionamento dello schermo, non mi interessa. Ricerca delle reti. Adesso inseriamo, vediamo se così proviamo. Oh, perfetto. Quindi sembra andare anche il wifi. Questo è il mio. Ma me l'ha preso. Quindi penso che basta che vada avanti. Ah, ok, qui chiede la solita chiave. Scusate, ma è bella lunga, ok. E poi ricontrollo sempre un po' perché è facile sbagliare. Connessione al wifi, vediamo. Aggiornamento software, ah, di già. Vabbè, lo facciamo dopo, dai. Adesso riavvia. Vediamo se tanto parte e poi facciamo l'aggiornamento. Va bene ragazzi, comunque sembra andare perfettamente, dai. Almeno abbiamo collaudato il Raspberry prima di inserirlo nella Pi Storm con il suo RaspiOS, così lo chiama, come avete visto. Io adesso ho installato praticamente la versione, quella Lite, quella con proprio le cose di base, c'è anche full, questa è 4G, 4 giga mi pare, sì, l'altra è 10, 11 giga con la full, ma probabilmente c'è qualcosina in più, tipo LibreOffice, tutto il pacchetto di LibreOffice, insomma, e qualche strumento in più di programmazione anche di Java. Ah, ecco, intanto è arrivato qualche gioco, insomma, però
Però vabbè, adesso non interessa, al limite metterò l'installazione full nell'altro mio canale, che al massimo vi metto il link se volete andare a vedere qualcosa in più. Ok, start, infatti come vedete c'è tranquillamente internet, programmazione, IDE di Python, grafica, vabbè, c'è proprio il minimo, il minimo file manager, ad esempio. Vediamo un po'. Ok. Ah, ok, dai. Fa tutte le cartelle. Dice che ci sono ancora liberi 24,4 giga su 28 e 8, perfetto. E lui ha creato due partizioni, una di boot e una che è questa qui di sistema. Continua a darmi low voltage. Ah, qua update. È venuto fuori l'update, eccolo qua, questa iconcina in alto mostra gli aggiornamenti, andiamo a vedere. Sì, poca roba. FFmpeg, gnome, bello FFmpeg, ce l'ho anche sull'NG. Gzip, va bene, dai, installiamo gli aggiornamenti. Intanto che installa degli aggiornamenti, per il momento è tutto, ci vediamo tra poco. Col continuo del video o la prossima puntata, adesso devo vedere, ma penso tra un po', e andremo a provarlo col PiStorm sull'Amiga 500, quello un muletto. A più tardi. Eccoci qua finalmente col setup con l'Amiga 500 muletto. Purtroppo non è un 500 Plus, ma vedremo magari in futuro se modificarlo. Andiamo a inserire il PiStorm. Ecco, qua c'è la tacchetta della chiave del 68000. Il 68000 l'ho già tolto perché avevo provato la scheda acceleratrice, quindi siamo a posto. Qui ci sono anche delle colonnine, cioè dei fori per inserire delle colonnine, ma che combaciano con quelle del PiStorm. Per il momento metterò una gommina come distanziatore, giusto per non far toccare qui il connettore USB con la scheda sotto. Ok, anzi, spostiamola anche un po'. Ok. Vabbè, come soluzione provvisoria sembra buona. Adesso mettiamo la schedina micro USB e il connettore HDMI, perché dovrebbe vedersi in RTG. Ok, un po' rigido sto connettore. Ho trovato sto cavo al mercatino, ma è molto rigido. Bello, è lungo. 5 euro. Va bene, andiamo a fare l'esplosione. No, spero di no. Facciamo l'1-2-3 bingo come fa M69. Vediamo. 1-2-3 bingo. Sembra un bingo. Beh, almeno la schermata EMU68 col pollo è uscita. Oh, ecco qua, perfetto. Il workbench di caffeine. Scusate che spengo la luce che avevo acceso, ma mi dà fastidio. Allora, facciamo così, vediamo se riusciamo a inquadrare meglio. Più o meno. Sì. Come vedete ho montato anche delle casse provvisorie, almeno per sentire l'audio. Allora, so che siete impazienti, per cui come prima cosa, io l'ho già configurato, perché non è la prima volta che tento fare sto video oggi. Ok, ce la farò. Proviamo Sysinfo, che ovviamente aprirà una schermata OCS, CS, come la volete chiamare. Ecco qua, con external. Ho dovuto collegare le casse perché ovviamente uscendo in HDMI anche l'audio esce HDMI in teoria, ma
Non è così perché utilizza Paola. Andiamo subito a fare un speed. Così vedrete subito l'imbarazzo dei MIPS. 891.53 MIPS e 8.36 MFLOPS. La chip speed 1.03, quindi eccezionale. Il commento: Virtual Amiga pensa che è un emulatore, beh, un po' lo è, quindi emula uno 68040, dice a 7 MHz, vabbè. E l'FPU 040 più 6882 MMU not in use, va bene. Comunque, come vedete, è 1614 volte più veloce di un 68000 dell'Amiga 600 e dello 04025 46 volte più veloce. Vediamo un po' i drive. Vabbè, di F1 anche no. Facciamo HD0 speed 20 mega al secondo, cioè 20.164 mega al secondo, cioè eccezionale. Peccato che ha poca memoria chip, però. Allora, visto l'eccezionalità delle prestazioni, andiamo subito a vedere, ovviamente, con l'RTG che ci offre il PyStorm. Possiamo andare a vedere, ad esempio, questo è il floppy che tolgo. Non sapevo dove era Sysinfo qua nella compilation. Andiamo a vedere ad esempio un video. MPEG con Riva. Riva aperti. Vabbè, se no mi bannano. Vabbè, anche l'Avi penso che vada bene. Adesso non so che They go where no one else dares. They do what no one else can. So when there's only one chance to get it right, they're the ones to call. E lo fa la piega, eh. Va bene, volevo vedere giusto per vedere un attimo. Senza vedere i giochi, ma qualche demo, non so, io adesso non le conosco. Aga Collection. Ah, Mystic Cube. Vediamo. Goes down, vediamo com'è sto demo. Goes down, scusate. Ah. Using Paola for music, using Aga, ah. Ok, è un Aga questo. E adesso non saprei, eh.
Ok. Ok, vediamo un po' la potenza. Aga collection non penso. Oh. Non ho il tasto per fare Amiga M, però sta girando sotto altre due demo. Oh, eccezionale. Beh, ragazzi, sicuramente farò una puntata successiva in questa configurazione per andare a vedere un po' più di roba di questa compilation, perché non si esaurisce qua, questo video è diventato abbastanza lungo, quindi diciamo che ci accontentiamo per stasera di aver visto funzionare il tutto. Direi che il PI Storm è eccezionale. Non ci sono parole per definirlo, ma come potete vedere anche l'RTG è veramente una macchina moderna, diventa il 500, ecco, non posso dire altro. Va bene, e su queste note, questo bellissimo demo. Vi saluto per il momento e alla prossima puntata che è di approfondimento di questa stupenda scheda. Alla prossima e mi raccomando, mettete like. Vi lascio il link per visitare il mio secondo canale dove metto le cose di elettronica e ho messo la parte di test del PI Storm con il Rasp POS full. Alla prossima.